Ciao ragazzuoli belli, come state? Come vanno le ricette? Tutto bene? Per Foggia? Perché sapete che io vi voglio bene, quindi carico solo ricette buone, che ne vale la pena. Fra l'altro mi ha caricato già quasi 800, forse anche di più, non lo so. Comunque, oggi faremo una ricetta di quelle che davvero sono molto buone. Io la amo in modo particolare. Facciamo della pasta col baccalà, io farò dei bucatini, questi qua che sono molto buoni, pasta trafilata al bronzo, potete utilizzare i paccheri, potete utilizzare le farfalle, potete utilizzare quello che volete, qualunque tipo di pasta, e vi viene sempre bene. Tenete soltanto d'occhio il tempo di cottura, comunque poi dopo vi spiego bene tutto quanto. Una pasta col baccalà è incredibile. Allora, vediamo quali sono gli ingredienti, davvero, perché è veramente... di cui abbiamo bisogno. Allora, per quanto riguarda la pasta, come vi ho detto, 300 grammi, stiamo parlando sempre di due persone, poi in realtà con 400 grammi fate da mangiare per quattro persone, voi, io no, per me 300 grammi, due persone e siamo scarsi, perché siamo a dieta. Baccalà, in questo caso mezzo chilo, ho già fatto la ricetta come dissalare il baccalà, vi metto il link qua sotto in descrizione, oppure se schiacciate qua in alto dove c'è la i, vedete il video di come dissalarlo perfettamente, perché non ci deve essere sale, a volte viene dissalato ma viene dissalato in modo sbagliato. Poi una cipolla rossa di Tropea, un limone, il limone ci servirà soltanto lo zest, parte finale, per dare quella tona acida, perché non si utilizza il vino, perché altrimenti andiamo a camuffare il sapore del baccalà e non va bene in questa ricetta. Olive taggiasche denocciolate, vanno bene anche quelle di Gaeta, insomma, olive denocciolate, buone, sott'olio, mi raccomando, dei capperi, di quelli in aceto, anche qui al gusto, 5, 10, 15, 20, 25, quello che più vi piace, un pochino di origano, si lega benissimo l'origano, ci sta che è una meraviglia, prezzemolo, peperoncino al gusto, non ci vuoi mettere un pochino di peperoncino? Tanto tranquillo, poi dopo vi metto anche qua sotto in descrizione gli ingredienti. E per queste dosi abbiamo bisogno di 400 grammi di pomodorini, questi qui sono i pizzutello. Ecco, stagionalità dei prodotti è fondamentale per ottenere dei prodotti meravigliosi. Ovviamente se fate questa ricetta in un altro periodo non trovate questi, trovate altri, però seguite lo stesso procedimento, vi viene comunque perfettamente. Olio extravergine di oliva, guardate che bello che è, questo è quello del mio amico Giuseppe, mi sono preso le lattine perché così me lo travaso e ce l'ho sempre, cioè c'è un colore. Ragazzi, se volete comprarvi l'olio qua sotto in descrizione vi metto il link, compratelo perché è qualcosa di pazzesco, cioè... Ma che cosa ve lo dico a fare? Me lo legge! Grande. Un pochino di pepe nero e poi ovviamente sale. Sale solo per l'acqua di cottura della pasta, perché per la preparazione il sale è bandito, perché per quanto ne possiamo togliere di sale dal baccalà, una percentuale ci sarà sempre importante al suo interno. Siete pronti? Are you ready? Bene, allora vai con la sigla e cominciamo la nostra preparazione. Olì. Molto bene, cominciamo dunque la preparazione. Ovviamente la prima cosa da fare è dissalare il baccalà. Bisogna farlo bene perché è importante eliminare tutto quanto il sale, ma è anche importante che una volta che abbiamo eliminato il sale non cominci a puzzare, ok? Quindi ho fatto già un video specifico su come dissalare il baccalà. Vi lascio il link qui sotto in descrizione oppure in alto dove ce l'hai. Dopo che il filato di baccalà è perfettamente dissalato, con il coltello, guardate, ci appoggiamo alla pelle e poi lo viriamo, quindi lo giriamo e cominciamo così a staccare il filetto dalla pelle. Come potete vedere è molto semplice da fare. E voilà, questo è il filettino e questa è la pelle che si butta via. Per limitare al massimo lo spreco, anzi per non avere spreco, con delle pinzette dobbiamo eliminare le spine che si trovano fra il filetto superiore e la parte della pancia. Vedete? Ecco, in questo punto, diciamo praticamente fino a metà. Dopo aver eliminato le spine per bene, nel punto dove c'erano le spine facciamo un taglio e andiamo a ottenere
diciamo praticamente due filetti, no? Questo che è quello basso, quello fine, sottile della pancia, gli aggiungiamo anche il pezzettino della coda e poi questo invece che è quello più pregiato, quello più grosso che teniamo da parte. La ragione è molto semplice, questa parte è più sottile, la triteremo molto finemente, quindi cercheremo di renderla il più fine possibile perché da questa otterremo una sorta di cremina, ok? Mentre con il filetto, questo bello, questo più grande, andremo a ricavare dei cubotti più grossi che non soltanto ci daranno una miglior decorazione nel piatto, ma sarà anche più bello poterli incontrare per poi mangiarli. Come avrete notato, in questa ricetta non sto utilizzando l'aglio e la motivazione è molto semplice, perché sto utilizzando la cipolla rossa di Tropea. Se non avessi la cipolla rossa di Tropea, potrei utilizzare lo scalogno oppure una cipolla dorata classica, cipolla rossa normale, classica, tradizionale e uno spicchio d'aglio che nel soffritto si farà ben biondire per poi dopo ovviamente lasciare in camicia eliminare dopo qualche minuto perché comunque il suo lavoro l'avrebbe fatto. L'aglio non è bandito in questa ricetta, soltanto che dato che utilizzo la cipolla rossa di Tropea voglio sentire al 100% il suo profumo, il suo sapore e se gli dovessi aggiungere l'aglio in questa ricetta mi coprirebbe un po' la cipolla rossa di Tropea. Diciamo è una scelta politica, fra virgolette, ok? Passiamo dunque ai pomodorini. Qualche giorno fa abbiamo fatto lo stesso procedimento, quindi abbiamo fatto un'incisione con il coltello, poi dopo li abbiamo messi all'interno di una pentola con acqua, ovviamente l'acqua salata, perché poi dopo lì avremmo anche dovuto cucinare la pasta. E da questi pomodorini abbiamo ottenuto che cosa? Dei filettini disidratati. Oggi facciamo la stessa fase iniziale, ovvero gli facciamo un'incisione. Mettiamo la pentola dove poi andremo a cucinare la pasta sul fuoco, gli mettiamo il sale e poi gli mettiamo dentro i pomodorini. Loro andranno sul fondo. Dopo qualche minuto, quando verranno a galla, sono pronti, vedete? E ora è più facile eliminare la pellicina. Questi pomodorini oggi, diversamente dagli altri, dove abbiamo ricavato poi i filettini che abbiamo fatto disidratare, ci risulteranno diversi. Quindi otterremo che cosa? Una meravigliosa salsina. Li puliamo in questo modo, quindi eliminiamo la pellicina, eliminiamo il culotto, che è la parte di congiunzione con la pianta. lo so che qualcuno mi dirà non si dice culotto. Dopodiché li tagliamo semplicemente così, in quattro parti. E voilà. E li mettiamo all'interno di una bulla. Anche i capperi, guardate, una decina. Per circa 300-400 grammi di pasta, li tritiamo perché anche con loro dobbiamo ottenere la cremuzza. Tritiamo anche il prezzemolo, vi ricordo, lo mettete in un pugno, deve essere lavato ma assolutamente asciutto perché altrimenti tutto il suo sapore rimarrà sul tagliere. Tagliamo anche il peperoncino, ovviamente il peperoncino al gusto. Io ne metto un paio di questi piccolini, anche se sono belli cattivi, ci stanno, cioè ci stanno proprio. E possiamo passare finalmente alla fase di cottura. Prima di cominciare la cottura della pasta, dobbiamo preparare la cremina con il baccalà, ok? E come si fa? Come si fa? Eccola qua. Allora, olio extravergine di oliva all'interno di una padella. Poi aggiungere il peperoncino al gusto, i capperi che abbiamo tritato. Un profumino ragazzi adesso che fa veramente la cipolla, mettetela la cipolla, ci vuole una bella cipolla intera perché si scioglierà e si legherà con la sua dolcezza al baccalà e permetterà la formazione di questa meravigliosa cremuzza. Fuoco medio, né troppo alto né troppo basso perché dobbiamo farla appassire per bene. Quindi dopo un paio di minuti mi raccomando giocate sempre con il fuoco. Lo alzate, lo abbassate, lo alzate, lo abbassate. Il profumo è davvero importante. Poi la cipolla di Tropea è meravigliosa. Inseriamo soltanto il baccalà, quello che abbiamo tagliato in diciamo in cubettini più piccolini, ok? E questi diventeranno una cremina. Quello che abbiamo tagliato in cubettini grossi, quindi la parte del filetto, li teniamo da parte perché non hanno bisogno di un grande tempo di cottura. Pochissimi minuti è già cotto, a prescindere che si può mangiare anche così, perché è fantastico, però questo serve proprio per creare questa cremuzza.
Quindi quando comincia a sfrigolare per bene, ma anche a livello visivo si vede che ha cambiato aspetto, allora è possibile aggiungere i pomodorini. Ecco, una cosa da fare: ogni volta che inserite un ingrediente freddo o a temperatura ambiente all'interno della padella, dovete ricordarvi che mantenere la temperatura costante all'interno della padella è fondamentale per l'ottima riuscita dei piatti. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo giocare un po' con la fiamma. Quindi in questo caso ho aggiunto i pomodorini, bisogna alzare un pochino il fuoco, ok? Perché? Perché dobbiamo far raggiungere il più velocemente possibile la temperatura standard. Vedete? Ho aggiunto anche un pochino di pepe, giustamente, perché è uno degli ingredienti, e vedete? E adesso che ha cominciato ad essere omogenea e stabile la temperatura all'interno della padella, l'ho riabbassato e metto il coperchio. Sposto addirittura la padella nel fuoco più basso, perché qua deve borbottare, deve andare piano 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 per 20 minuti, 15-20 minuti. Trascorsi 20 minuti di cottura, questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Come vedete, i pomodorini si sono praticamente sciolti e anche il baccalà ha cominciato a sciogliersi. Ovviamente questa cottura l'abbiamo fatta a fuoco bassissimo, 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 quindi i liquidi sono ancora presenti, ok? Ed è importante che sia così. E ci risulta un pochino slegato. No problem, va benissimo così. Ora, che cosa facciamo? Alziamo un pochino la fiamma, ok? Non tantissimo, un pochino, perché dobbiamo fare restringere per bene il tutto. Lasciamo il coperchio semi aperto. E dopo altri 4-5 minuti, come potete vedere, questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Già si è formato un sughetto al baccalà che è spaziale. Ora, fra gli ingredienti avevamo anche le olive. Olive taggiasche, in questo caso denocciolate, ovviamente quelle sott'olio, le inseriamo e dopo aver aggiunto le olive facciamo cuocere per altri 4 o 5 minuti, quindi in totale siamo sui 25-30 minuti di cottura a fuoco basso, basso, basso. Dopodiché invertiamo le pentole, cioè pentola e padella, perché da questo momento in poi è possibile cominciare la cottura della pasta, quindi dopo circa mezz'ora di cottura del sughetto, che vi ricordo deve essere fatto quasi sempre a fuoco basso, 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 ok? A parte alcune eccezioni, se ci rendiamo conto che è molto liquido ed è molto slegato. Quando mancano circa 5 minuti affinché la pasta sia pronta, che cosa facciamo? Inseriamo i cubotti di baccalà, quelli più grossi, che avevamo tenuto da parte. Ovviamente a questo punto dobbiamo alzare un pochino il fuoco, ok? Perché? Perché il baccalà rilascerà comunque una piccola parte di acqua, solo che da questo momento in poi dobbiamo manipolare il meno possibile, quindi mescolare il meno possibile, perché altrimenti questi cubotti di baccalà si andranno poi a rompere. Il segreto di questa ricetta sta proprio nel fatto che non si aggiunge acqua di cottura della pasta, perché l'acqua di cui abbiamo bisogno per ottenere questa meraviglia la otteniamo A dai pomodorini, che diventano crema, e dal baccalà. Ovviamente la pasta migliore per questo tipo di preparazione è pasta corta, come i paccheri, i mezzi paccheri, le mezze maniche, la calamarata, insomma, della pasta che riesce anche a permetterti di valorizzare questo meraviglioso sughetto, ok? I bucatini vanno bene, ma sono, diciamo, serie B, ok? Così come gli spaghetti, stiamo parlando di serie B. Buono, per carità, buono, ma serie B, sempre serie B. Perché? Perché adesso che io vado a inserire i bucatini qui all'interno della padella, fra l'altro si inseriscono sempre gli ultimi 30-40 secondi prima che siano cotti, ok? Quindi tenerli sempre un pochino più indietro del tempo di cottura. Che cosa succede? Che quando vado poi a saltare, a mescolare, eccetera, eccetera, quei cubotti di baccalà che ho fatto tanta cura, ci ho messo tanta dedizione a tenerli grossi apposta, si vanno comunque a ridurre, si vanno a rompere. Ok, se invece utilizzo della pasta come per esempio i mezzi paccheri o la calamarata, per esempio, che cosa succede? Che questi cubotti vengono catturati esattamente al centro della pasta e li rimangono. Quindi anche saltandola non hai problemi, cioè non ti si rompono. Così diciamo che senti tutto il sapore, però a livello visivo diciamo che perdi un po' il baccalà. Con una bella pasta corta importante invece riesci a valorizzare bene il tutto. Comunque è pronto, spegnere il fuoco, quindi mi raccomando, sempre a fuoco spento si aggiunge un pochino di origano. Ecco ragazzi, l'origano,
Questo è un origano che fa paura. Un profumo gli dà l'origano, baccalà, origano e olive, cioè io non so come spiegarvelo, come anche un filino di olio extravergine di oliva a crudo e il prezzemolo. Ovviamente tutto questo va fatto a fuoco spento, perché altrimenti l'origano no, ma il prezzemolo, cioè proprio categorico e tassativo a fuoco spento, perché altrimenti pam, mi lascia una tonalità amara che non va bene. Vedete, io cerco di mescolarla con delicatezza e tutto quanto, però inevitabilmente mi si rompono i cubotti ed è un peccato. È un peccato, però fa niente, cioè nel senso che per il tipo di pasta lunga, ok, poi è anche più facile poterla raccogliere con la forchetta, altrimenti mi troverei magari tipo dei cubotti grossi da raccogliere con della pasta lunga che non verrebbero su, invece così va bene che mi viene su. Quindi, insomma, decidete un po' voi. Comunque, ragazzi, vi ringrazio per la vostra attenzione. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di condividere il video con tutti quanti i vostri amici, di mettere un bel mi piace che per me è molto molto importante. E inoltre vi ricordo che sul sito internet trovate tutte quante le mie video, ricettuzze, bene, yes. Inoltre vi ricordo che in tutte le librerie, in tutti gli store online è disponibile il mio libro La cucina per tutti di Stefano Barbato. Ebbene, yes. Per chiudere il piatto, che cosa facciamo? Un pochino di zest. Che cos'è lo zest? È semplicemente della buccia di limone, ok? Ma solo la parte gialla. Vedete questi filini di buccia di limone di parte gialla che sono pieni di essenza, di profumo di limone, che sono una cosa meravigliosa. E poi olio extravergine di oliva di alta qualità. E voilà, léger son fatto. E adesso andiamo a fare la prova dell'assaggio. Mi consenta. No, vabbè, mamma mia. Cioè, guarda, guarda come sale il profumo che sa, mamma Ragazzi, ma come faccio io a fare dei video di genere? Ma che cosa non è? Ma che cosa? Che riccura! Mamma mia! Poi vieni qua nel piatto. Vieni qua nel piatto. Quando ci sono questi pezzettini così, di baccalà, con la. Mamma mia! Allora che abbiamo fatto una salsina con quel pomodoro non ce ne ho di parole, c'è soltanto una cosa da dire, falla e poi dopo me lo dici. Mua! Io ero Pumuccio, alla prossima video ricetta, ora sai come si fa? Andiamo a mangiare, ciao!